Ciao a tutti, sono in nave, sto venendo in Sicilia, purtroppo non potevo scendere oggi perché domani sarò a Ragusa e poi a Catania. E grazie per essere venuti, grazie per aver organizzato questa proiezione e quelli che riescono a farla anche quando non ci sono io sono più in gamba perché non è che posso essere dappertutto purtroppo, i film sono i film. Il teatro è quello dove c'è sempre l'attore. E penso ho fatto questo film perché vogliono farci credere che quando si parla di trattativa si monti una gran cagnara semplicemente perché sarebbero state fatte delle concessioni alla mafia a un certo punto per far cessare le stragi. Quindi per una buona causa avrebbero semplicemente tolto dal 41 bis alcuni mafiosi avrebbero fatto dei tentativi di colloquio con Vito Ciancimino. Questa però non è la tesi del processo, che è ben più grave, ovvero che le stragi siano state utilizzate per ricattare lo Stato e per cambiare il corso della politica. Il processo non sappiamo come andrà a finire, però sappiamo che il corso della politica è cambiato. Che si trovino colpevoli o che non si trovino, sappiamo che gli avvenimenti che sono raccontati in questo film sono tutti realmente accaduti e che non potrebbero essere accaduti se non con la complicità di pezzi grossi delle istituzioni. Quindi, al di là del fatto che si trovino meno colpevoli, noi dobbiamo assolutamente riflettere e essere consapevoli di quello che è accaduto in quegli anni, perché se l'Italia oggi è ridotta così, ovvero se ci troviamo la mafia al governo, un sistema mafioso al governo, lo dobbiamo alla trattativa e al patto che venne suggellato in quegli anni, a cui probabilmente partecipò anche il centrosinistra. Questo film non si fanno congetture, diciamo, o meglio, si fanno tante domande in modo che ognuno possa riflettere e darsi le risposte che più preferisce, che insomma, che trova, che preferisce magari. E sono domande importanti che meriterebbero un dibattito pubblico. Purtroppo, come sappiamo, nel nostro paese si discute soltanto di temi finti, artificiali, inventati a tavolino. Ieri ho avuto la sventura di guardare Floris, insomma, sarà capitato a tutti prima o poi di vedere questi talk show. Non li guardano più in tanti, ma ogni tanto a tutti ci capita questa disavventura di rimanere scioccati di fronte alla nullità degli argomenti, all'assurdità, delle angolazioni con cui vengono presentati. Anche questo lo dobbiamo alla trattativa. Prima della trattativa in Italia la televisione funzionava, l'informazione funzionava, la scuola funzionava, gli intellettuali esistevano, l'opinione pubblica esisteva, la gente scendeva in piazza, eravamo il paese con la più alta affluenza alle urne, votavano tutti e il Parlamento era il Parlamento, cioè la legge elettorale era una legge elettorale, poi magari governava sempre lo stesso partito per altre ragioni, fatto sta quando quelle ragioni cadono, se ne trovano delle altre, perché governi alla fine non necessariamente lo stesso partito, ma alla fin fine è come se fosse lo stesso, perché la politica che persegue chiunque vada al governo è la stessa. Ed è la stessa sulla giustizia, sull'informazione, sulla televisione, sulla scuola, sulla legge elettorale, sul depotenziamento di tutto ciò che costituisce una democrazia. Quindi io vi prego, ma non per me, per tutti noi di diffondere questo lavoro che è stato fatto con grandissimi sacrifici. Io non ho guadagnato nulla né nulla guadagnerò. E l'ho fatto perché penso che sia importante. Gli attori che ci hanno lavorato perché pensavano che fosse importante. Anche i tecnici abbiamo lavorato tutti con grande passione ed abnegazione perché gli italiani possano vederlo. Perché non lo mettete online? Perché un film è fatto per il cinema, perché online ognuno sta da solo davanti al computer, mentre ora che per esempio siete tutti lì in una sala, sicuramente farete un'esperienza molto
molto diversa, molto più intensa. E oltretutto un'esperienza piena di speranza e di costruttività, per quanto uno possa restare abbacchiato, scusate, riflettendo su queste cose, il fatto di essere in tanti è molto diverso rispetto al fatto di guardare una cosa da soli, non potersi confrontare, non poterne discutere. Quindi spero che insomma ve la passiate bene. Guardatelo con rilassatezza, è un film in cui ci sono un po' di informazioni, ma insomma è fatto in modo è fatto per essere godibile. Se vi perdete qualcosa, infischiatevene, non si può capire tutto alla prima botta. L'importante è che qualcosa si metta in moto e che ci faccia poi capire meglio e seguire meglio quello che succede. Vogliono assassinare Di Matteo, c'è già il tritolo a Palermo, è una notizia di cui non parla nessuno. Se vogliono assassinare Di Matteo, non è certo, diciamo, un'esigenza della mafia, perché gli imputati della trattativa, per la trattativa mafiosi sono già in prigione, e perché le inchieste che sta facendo, le indagini che sta seguendo Di Matteo sono su servizi segreti, piste nere, gruppi della destra eversiva. Quindi ancora una volta il problema non è la mafia, non nel senso che la mafia non sia un problema, ma nel senso che non è solo la mafia, o meglio, quello che chiamano mafia non è quella cosa che di solito ci raccontano al cinema, è quella cosa che forse stasera vi racconterà il cinema. Buona visione.